Sarà Francesco Renga dal palco in piazzale Feline a Rimini a brindare insieme alla città al nuovo anno. Il cantante scelto come guest star per il capodanno più lungo del mondo. 150 le iniziative in programma a partire da dicembre. Luminarie e mercatine innovative, poi piste di ghiaccio per i più piccoli, presepi di sabbia, mostre come quella dei Lego al Teatro Galli sino all'11 dicembre e poi dal 18 al 29 gennaio la Rimini negli anni 20 attraverso immagini, scoprire la nascita, lo sviluppo e la fine della Rimini del decennio folle. Tutto questo in attesa di stappare lo champagne allo scoccare della mezzanotte il 31 dicembre e salutare così il 2017. Una formula ormai consolidata, ha spiegato il sindaco di Rimini Andrea Gnassi nel presentare il lungo cartellone di eventi, con l'obiettivo, dice, di dare alla città una nuova identità invernale. Dal Capodanno, come si faceva nelle città italiane, noi forse lo facevamo già meglio degli altri ovviamente, però dal Capodanno di One Shot, One Spot a una identità invernale della città, è questo che sta succedendo. E come da tradizione, anche l'opera torna ad inaugurare il nuovo anno dall'1 al 3 gennaio al Palacongressi, in scena il Barbiere di Siviglia. Un menù ricco per tutti, spiegano gli organizzatori, soddisfatti della promo commercializzazione anche gli albergatori. Come è ormai tradizione degli ultimi anni, ci aspettiamo una grossa affluenza, già comunque l'interesse è altissimo, quindi ci sono già richieste, informazioni, già si stanno chiedendo cosa ci sarà, ma la cosa più importante è che quello che noi trasmettiamo è che è una città in festa per tutto il mese.